Prima di tutto abbiamo ringraziato la Presidente Casellati per il lavoro che sta facendo. Il Presidente della Repubblica ha dato alla Presidente Casellati tempi molto stretti e un mandato ben preciso, e questo ci fa piacere. L'ha incaricata di verificare l'esistenza dei presupposti di una maggioranza di governo tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle, e come vi ho detto più volte, il centrodestra per noi è un artificio elettorale. Il centrodestra si presenta diviso anche a queste consultazioni, e quello che dovrebbe essere il leader del centrodestra neanche ci viene alle consultazioni con la Presidente del Senato incaricata dal Presidente della Repubblica. Quindi ancora una volta abbiamo ribadito in questa sede che il Movimento 5 Stelle è pronto a sottoscrivere un contratto di governo con la Lega e non con tutto il centrodestra, che è un cosiddetto centrodestra che si è messo insieme perché la legge elettorale gli dava dei vantaggi alle ultime elezioni. Io sono stato accusato da Matteo Salvini di porre dei veti, e non si capisce perché io non possa porlo su Berlusconi, ma lui può porlo sul Partito Democratico. La verità è che noi oggi siamo, insieme alla Lega, le uniche due forze politiche che non si pongono veti a vicenda. E questo andrebbe compreso. Invece continuiamo a vedere la Lega propinarci l'ipotesi di un governo con tutto questo cosiddetto centrodestra, un governo della mucchiata di centrodestra, quando invece poteva già partire un governo del cambiamento, un governo che era in grado e che può essere in grado di cambiare tantissime cose. Tra l'altro io credo che queste consultazioni dimostreranno che l'idea di un governo del centrodestra è fallita. Lo dimostreranno proprio queste consultazioni qui. Questa può essere l'occasione per prendere consapevolezza, per acquisire coscienza del fatto che le uniche forze chiamate in queste consultazioni, quindi le uniche forze in grado di dialogare, di firmare un contratto di governo nell'ambito di quelle che hanno partecipato a questa consultazione, sono il Movimento 5 Stelle e la Lega. Io dico con chiarezza a Matteo Salvini che di tempo non ce n'è più. Deve prendere una decisione, deve prenderla entro questa settimana, anche perché il Paese non può più aspettare. Ho letto una sua dichiarazione che dice: serve umiltà. Di Maio dice: o comandiamo noi o niente. Qui non è il punto o comandiamo noi o niente, è che deve comprendere l'importanza di questo contratto di governo sul modello tedesco che stiamo proponendo, perché il contratto di governo sul modello tedesco può dare alla Lega e a Matteo Salvini finalmente l'occasione di fare le cose che hanno sempre promesso, di realizzare il programma elettorale e di portare a casa dei risultati. Deve fare una scelta, ma il tempo è veramente poco, e quindi mi aspetto una risposta definitiva entro questa settimana. Grazie mille.